Nel mezzo di continui attacchi e contrattacchi, Freddy ed Emil ritrovarono lo sfuggente barone e il suo reggimento a Ypres. Ok, signori, siamo con Emil e Freddy e continuiamo questa nostra avventura su Valiant Arts. Aprile 1915, il gas cloro fu usato per la prima volta dai tedeschi. Mannaggia loro. Allora, vediamo. Il primo attacco con il gas. Il 22 aprile 1915 a Ypres fu compiuto il primo attacco con il gas della storia. Ben 5.730 cilindri di cloro furono aperti dai tedeschi, che sfruttarono il vento favorevole. Il cloro è in grado di ustionare occhi, pelle e polmoni, persino attraverso i tessuti stivali di gomma. L'effetto del gas è letale. L'unico espediente escogitato dai canadesi per sopravvivere fu coprire il naso e bocca con un fazzoletto imbevuto di urina. Perfetto. Allora, il cane ci può andare qui, perché supera il gas. Ok, quindi mi... Perfetto, alla fine ha smesso di far funzionare il gas, quindi noi possiamo proseguire. Allora, qui cosa mi fa fare? Ah, ok, perfetto. Ho scavato. Allora, se provo a tirare questa leva, prende la cassa. Così la tiri su. Però un secondo, io ci voglio salire un attimo sopra. Ah, forse posso... Ok, perfetto. Così prendo il collezionabile. Allora, tiramela su, Cagnaz. E adesso tiramela giù, così io passo da là sotto. Perfetto. Perfetto. Occhio qui che c'è il gas. Ok, qua ci sono proprio le bombole di gas alla morte. Io probabilmente devo farlo implodere. Tipo così. Esatto, esatto. Devo farlo implodere, perfetto. Ok. Quindi adesso passiamo a questo. Perché non avevo ancora capito che cazzo dovessi fare. Allora, per farlo implodere, così andrebbe bene. Ok. Devo portarti sopra il carrellino, così lo fa stare dritto. Ok. Per fortuna che ho capito. Aspetta un attimo, ma lo supero, che qua c'è un collezionabile. Esatto, il bavaglino. Mi dà la possibilità di portarla qui. Ah, ho capito, ho capito, ho capito. Ho capito tutto. Mi dà la cassa, perfetto. Così io posso prendere questo e chiudere il tubo. Sì, ci vuole un attimo di ragionamento, signore. Però comunque il tutto dopo diventa... Perché non ti fermi? Ok, perfetto. Adesso rattoppiamo il tutto. Esplode, devi andare. Quindi le fughe di gas sono finite, perfetto. Abbiamo distrutto il meccanismo e siamo liberi. Forza Freddy! Aie! Stai bene, Emil, vero? Grazie mille. Grazie veramente mille di tutto. Grazie. È tua questa vittoria, Freddy. Anzi, un po' di tutte e due. Dobbiamo andare di là, ma non lo sarei mai... Non... Guarda. Ci sono dei collezionabili qui? Yes. Oh, che cazzo. Oh, lassù c'è Carla. No, mi tirano le bombe, oh. Attenti, ragazzi. Stiamo attenti. Io passo da qua. Arriva il gas. Arriva il cazzo di gas. Aspetta, ma questo era un collezionabile. Fortuna che l'ho visto. Sono nascosti bene. Ah, un altro collezionabile, ok. Aspetta, prendo un attimo questo. Lo attacco qui. Tiro giù la corda. Perfetto. Ora, dentro. Ritiriamolo su. Gli faccio prendere l'osso.
Arrivo. Un attimo, Freddy. Un attimo, Freddy. Torna qui. Perfetto, signori. Abbiamo capito. No, vieni dentro, vieni qui. Dammi l'osso. Dammi l'osso. Sì, bravissimo, bravissimo. Sali, sali, sali. E mo'? Ma devo usare l'osso come leva? Devo usare l'osso come leva? A sto punto credo di sì. Ok, perfetto. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Thank you, my friend. Thank you, friend. Don't worry. Perfetto, adesso posso tagliare. Ok, così riesco a prendere anche questo collezionabile. E ho trovato tutti quelli di Emil. Direi di sì, però adesso corriamo, 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 come se non ci fosse un domani. Corriamo, corriamo, corriamo. Non mi morire adesso, non mi fa cazzo morire. Dai, che siamo all'aria aperta, fratelli. Perfetto, perfetto. Abbiamo rischiato un pochino, però siamo riusciti. Oddio. E questo? Colpo di scena. Colpo di scena. Il suo nome era Anna, Anna. una studentessa belga residente a Parigi. Era sulle tracce del padre scomparso. Per una volta il fato sorrideva loro. Andavano nella stessa direzione. Perfetto, grazie Si Anna. stavano avvicinando a Vimy quando uno squadrone tedesco li avvistò. Perfetto. Va sempre molto bene questa cosa. Siamo sempre molto contenti. Cosa succede? Cosa devo fare? Oddio no, che bello! No, guardate come è fatto bene, signori. Guardate quanto è fatto bene. È sempre una cagata, eh. Occhio qui concentrati, eh. Questo cerchiamo di farlo tutto bene. Appunto. Oddio, qui l'abbiamo rischiata, fratelli. Via, 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 via. Oh, mamma mia. Siamo andati bene stavolta. Siamo andati molto bene a sto giro. Siamo andati veramente molto bene. Oh mamma mia, questo è. No. No, non dirmi che Freddy ci mette la pelle perché. Se Freddy ci rimette la pelle smetto di giocarci. Prendi delle scorte di. Ok, prendo una bomba. Perfetto. Grazie, amico. Aspetta che te ne faccio prendere un'altra per sicurezza. È una scelta. È una. Un gameplay stealth. Ok, un secondo che. Che si addormenta, perfetto. Perché quello di là non sta sempre attento. Non c'era collezionabile qui, vero? No. Ok. Ora, da che parte proseguire? È un. Oh merda, mi sta venendo incontro? Ciao. Cosa c'è di qua? Ah, ok, altri collezionabili. Un secondo che arrivano. Ok, dove lo faccio andare, mo? Se c'è qualcosa qui. Se lo fanno andare qui è perché qualcosa lo potrei pre la potrà prendere. Ma qui c'è una. Ma Dio buono. C'era una chiave inglese, come cazzo si chiama? C'era una cesoia. Adesso me la faccio portare, taglio il filo. Tagliamo con le cesoie il filo spinato. Si sono rotte le cesoie, così a gratis. Io adesso sono senza cesoie, porca puttana. Ho trovato un altro collezionabile. Sono il bavaglio pieno di piscio. Mi posso arrampicare di nuovo. Ok, vediamo cosa ci dice il diario. I labirinti tedeschi fortificavano rapidamente le loro posizioni a Vimy.
e Nouveau Saint Vaast costruendo il cosiddetto labirinto, una complessa rete di trincee e tunnel collegati ad alloggi sotterranei. Le truppe dell'intesa tentarono più volte senza successo, con ingenti perdite umane, di impadronirsi del labirinto. Ma pensa a te. Ok, adesso. Perfetto. Col mio cucchiaione, c'è cazzo. Grazie, cagnolone. Aspetta. Lui chi è? Ah, ok, allora qui. Allora, innanzitutto calmi, calmi, calmissimi, perché qua ci sono un sacco di cose da fare. Prima volevo distruggere qui un attimo, per vedere cosa c'è. Sarà pure un collezionabile. Ok, perfetto, l'ho trovato. Vieni qui, amico, dai. Allora, prendiamo la base della dinamite. L'attacchiamo qui. Perfetto. Però me ne manca una, giusto? Ok, dovrò andarla a prendere da qualche parte. Faccio passare il cagnolino nel buco. Ah, perfetto. Perfetto, adesso torna qui. Ok, tranquilli, perfetto. Levati dai maroni. E siamo pronti a distruggere le trincee. 3, 2, 1. Perfetto. Perfetto, non si accorge niente nessuno. Ok. Proseguiamo fino ad arrivare là davanti. Andiamo con calma, senza farci sgamare. Perfetto. Allora, dato che lui passa di qua, io qua posso scavarci. Io qui posso entrarci? Ok, perfetto. Credo di non poterci entrare. Allora, qua c'è un collezionabile. E là c'è il pezzo della botola. Ok, un attimo che. Ok, perfetto. Qui posso scavare. Prendere una bottiglia. E basta. Cosa mi serve la bottiglia? A cosa mi serve la bottiglia? Ok, era per distrarlo. Io questo lo colpisco anche. Perfetto. Ok, così posso prendere la manovella. Qui ho un altro collezionabile. Ci metto dentro il cane e lo faccio scendere. Perfetto. Piglia, dammi le chiavi. Ah. Voglio prendere anche il collezionabile, dato che ci sei, voilà. Alla grande, perfetto. Sfruttamento di animali. Ok. Possiamo utilizzare le chiavi adesso. Così cerchiamo di prendere. Ok, così mi puoi portare questa, me la porti a me. Vado di qua e mi faccio abbassare. Così questa qui la posso piazzare tranquillamente. Qui. La uso e apro la porta. Perfetto.
Vediamo se riesco a trovare le cose mediche. Oh mamma mia. Ho distrutto il castello. No, sono ancora vivi loro. Papà. Il barone von Dorf era fuggito di nuovo, ma Emil doveva ancora trovare le medicine per Freddy. Si rimisero subito in cammino. Ok, signori, questo terzo video di Valiant Hearts può finire qui. Abbiamo visto un po' la vita nelle trincee dei soldati. Spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace, un commento, un consiglio. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.